Grazie Presidente, io stavo vedendo gli ordini del giorno e non interverrò su quelli successivi, quindi faccio un intervento unico per tutti gli ordini del giorno, anche riallacciandomi a quello precedente che non avevo avuto tempo di leggere. Sostanzialmente da questi ordini del giorno si rileva o una scarsa conoscenza dei progetti presentati, perché si parla anche di interventi per esempio con finalità private, mentre qui stiamo parlando solo di interventi pubblici, quindi di aree verdi, di spazi di co-working, di spazi sportivi, quindi non ci sono, lo voglio dichiarare tranquillamente, come abbiamo visto anche in commissione, non ci sono interventi privati, quindi già nel contenuto sono da respingere. Inoltre ci sono degli ordini del giorno che riguardano dei progetti come l'auditorium del mare, oppure vedo una pista ciclabile a Pratica di Mare. Questi non sono neanche progetti in capo al Comune di Roma, Roma Capitale, ma sono progetti che sta seguendo la città metropolitana. Per cui anche il terzo e quarto ordini del giorno non si ritengono accoglibili. Anche sul secondo, che riguarda Forte Boccea, abbiamo già precisato in commissione che gli immobili ricadenti nella fascia che verrà sistemata esterna al Forte Boccea, quindi non stiamo parlando di tutta l'area del forte, quegli edifici non sono compresi nel progetto perché ad oggi restano di proprietà della difesa, quindi non possiamo prevedere usi tipo poste, ASL o quant'altro, per cui noi respingeremo questi ordini del giorno perché non diciamo formulati in maniera non corretta e in alcuni casi anche estranei alla delibera che stiamo votando, che riguarda solo il progetto presentato dal Comune di Roma. Grazie.